Fabrizio Pavone, partito da Bolzano, è arrivato a Loreto a Prutino dopo aver percorso a piedi più di 700 chilometri. Come è venuta in mente questa idea di arrivare, di compiere questa impresa? Beh, l'ho fatto perché ho un'intenzione di fare una ultramaratona che è la più lunga d'Europa, la 285, la Milano-Sanremo, e la volevo preparare. E dopo più perché ho fatto a settembre l'ho fatto il stesso percorso con la bici. E più dopo volevo vedere quando resisteva alle lunghe distanze. Cioè praticamente in 9 giorni vedevo che cosa resistevo. Che differenza c'è tra la bici, il percorso fatto in bici e quello fatto invece a piedi? La bici magari in discesa recuperi. Correndo devi sempre spingere le salite e prendi delle crisi che umanamente è impossibile. Dopo hai tante difficoltà sulle strade dove trovi tutte inconvenienze, tutto, di tutto ho trovato. Programmi per il futuro? Il 15 gennaio faccio una 160 km nel Marocco, sulla sabbia. E dopo, se decido, proverò la Milano-Sanremo, la 285 km, e in 2 giorni, 3 giorni, vediamo.